Da 40 anni io raccolgo obiettivi fotografici nell'ambito di una raccolta più vasta. A un certo punto, una ventina d'anni fa, mi sono posto il problema di qual era il senso di questi oggetti bellissimi di vetro e ottone che all'epoca pochissimi collezionavano. E ho cominciato a girare un po' per l'Europa, a cercare cose che mi potessero dire di più di questi oggetti. Ho avuto la fortuna di poter accedere ai sotterranei della Albertina di Vienna. A Vienna, nella Galleria dell'Albertina, che è una galleria simile a Uffizi, a Brera, a Vienna, nessuno lo sa, ma sotto c'è un enorme sotterraneo totalmente automatizzato, totalmente immerso nell'azoto, dove premendo tasti a codici, bisogna essere super conosciuti, si possono estrarre automaticamente gli oggetti che vengono conservati nell'azoto, solitamente quadri, stampe, ma nel caso specifico anche tutti gli obiettivi di Freudblender, perché il signor Freudblender a un certo punto, quando è stato nominato cavaliere, ha donato allo Stato austriaco tutti i suoi obiettivi, la collezione dei suoi obiettivi. Io sapevo che esisteva questa cosa e attraverso una serie di presentazioni un po' rocambolesche sono riuscito a avere la presentazione e sono entrato nel cavò dell'Albertina, dove ho potuto fotografare tutti gli obiettivi di Freudblender. Una cosa, un'emozione, vi dico, assolutamente straordinaria. E quindi a un certo punto ho avuto un po' di materiale su cui poter cominciare a fare ricerca e mi sono accorto di una cosa fondamentale, che questi oggetti erano fortemente legati alla storia e soprattutto che la fotografia è condizionata da questi oggetti. Vi faccio solo un esempio. Nicéphore Niépce era un po' paranoico. Era un po' paranoico perché all'epoca era già nell'aria l'invenzione della fotografia. Si sapeva già da lungo tempo, ormai da decenni, che i sali d'argento annerivano alla luce e quindi in qualche maniera lui aveva paura che gli portassero via l'oggetto dei suoi studi ormai da 20 anni. Siccome era paranoico, non disse mai all'ottico che gli forniva le lenti, che era Chevalier, ma il padre di Chevalier, non Charles, ma il padre, non disse mai di che cosa aveva bisogno e Chevalier non gli mandò mai le lenti giuste, per cui Niépce non riuscì mai a fare una vera fotografia fatta per bene, come Dio comandava, con la luce giusta e l'apertura delle lenti giuste che gli dessero abbastanza luce, semplicemente perché non aveva le lenti. Io questo lo racconto nel mio libro, il primo, quello sui francesi, e in questo si differenziò molto invece da Daguerre, che era fece amicizia con Charles Chevalier a Parigi, il figlio del padre, e Charles dette a Daguerre le lenti giuste per poter fare, per avere una luminosità sufficiente. Quindi le lenti della Daguerre-Giroux, la macchina che voi tutti conoscete, che è un enorme cassettone di queste dimensioni, esistono alcuni esemplari in giro, io ho avuto la fortuna di poterne aprire tre e di poter esaminare, proprio di aprire le lenti di tre Daguerre-Giroux, è stata una grande esperienza. Queste lenti sono il punto di svolta della storia e Charles Chevalier, che fabbricò questo obiettivo, questo e questo, i punti, diciamo, preziosi della mia collezione, e fece sì che finalmente Daguerre potesse ottenere i risultati che ottenne già dal 35, dal 1835. Quindi vedete che la fotografia è il risultato di una serie di cose che si succedono nel tempo. Quando Daguerre finalmente fu finanziato dallo Stato, a un certo punto però Arago si rese conto che era necessario poter mandare avanti questa invenzione e convinse lo Stato francese a indire un concorso di
incoraggiamento sul progresso della storia della fotografia. E da tutta, dopo la notizia dell'agosto del 39, praticamente da tutta Europa cominciarono ad arrivare informazioni e domande su come si potesse portare avanti il processo. E poi tutti sapete che i due punti fondamentali furono diciamo, la costruzione a Parigi di un obiettivo adatto agli scopi fotografici, questo qui che vedete, di cui io nel libro parlo stessamente, e a Vienna la costruzione da parte di Petzval dell'obiettivo di Petzval. Questo obiettivo, quello di Chevalier, di Charles Chevalier, aveva un vantaggio, permetteva di avere sia un grandangolare che un obiettivo da ritratto. Era un obiettivo doppio, a seconda che si usasse una lente oppure si usassero due lenti insieme, si aveva la possibilità di fare un ritratto oppure di avere un campo molto più ampio e quindi un obiettivo da paesaggio. Infatti c'è scritto paesaggio o portrait. E il Petzval invece, l'obiettivo calcolato da Petzval, non aveva questa possibilità, aveva un campo piuttosto ristretto, una trentina di gradi, ma aveva una luminosità molto più ampia di quella dello Chevalier. E questo ha detto il suo successo, perché con 3,5, 3,7 di luminosità occorreva poco tempo per fare la fotografia, mentre con il 15 l'obiettivo di Chevalier aveva 15 di, come luminosità maggiore possibile. Praticamente questo obiettivo fu subito dimenticato mentre il Petzval esplose in tutta. E viene tutt'oggi utilizzato. E viene tutt'oggi utilizzato. Allora, tutte queste cose le ho condensate poi in due libri. Il primo sugli obiettivi francesi, che parla della storia praticamente, dell'accoppiata storia, fotografia, obiettivo, dall'inizio fino alla fine dell'Ottocento, fino all'ultimo giorno dell'Ottocento, e il secondo, che fa la stessa cosa, però dal punto di vista della Germania. Perché il secondo libro? Perché a un certo punto la tecnologia francese, che era stata in auge a metà dell'Ottocento, cominciò lentamente a declinare e i tedeschi, grazie a questi due personaggi, Voigtländer da una parte, che aveva il brevetto dell'obiettivo di Petzval, e Steinheil e anche Zeiss, nella seconda metà dell'Ottocento presero l'iniziativa tecnologica e portarono, ecco, questo è lo spaccato di un Petzval, vedete il doppietto anteriore, le due distanziate, questo è il libro con il bel combiné di Chevalier. Ecco, questi due libri, scusate salto di palitrasca ma sto un attimo improvvisando, questi due libri hanno delle caratteristiche. Molti libri prima del mio parlavano di obiettivi fotografici, ma ne parlavano in termini teorici. Il mio libro invece fa vedere gli oggetti e soprattutto fa vedere la storia degli oggetti. Quindi questa è una pagina del libro, vedete, c'è la data dell'invenzione, le caratteristiche di luminosità e focale dell'obiettivo, lo schema ottico dell'obiettivo, l'oggetto, cosa c'è scritto sull'oggetto, perché a volte si legge male, quindi deve leggerlo, questa è esattamente la riproduzione di cosa c'è scritto, e poi ci sono alcune pagine che parlano del significato che ha avuto e della funzione che ha avuto quell'oggetto nel contesto storico. Qui siamo nel secondo libro, quello tedesco, e questo per esempio è un obiettivo importante, perché fu il primo obiettivo che permise di avere una riproduzione corretta dell'immagine, l'ortoscopo di Voigtländer. Anche di questo tipo di obiettivi io naturalmente faccio la storia e poi illustro tutti i modelli che sono stati costruiti, in modo che il collezionista possa eventualmente ritrovare i propri esemplari. Le modalità, gli schemi ottici e porta avanti la storia fino alla fine dell'Ottocento, quando succede qualcosa di straordinario in Germania. Succede che un signore che si chiamava Otto Schott scopre una serie di vetri che permettevano di fare cose
che fino a quel momento non era possibile fare. La Zeiss, che fino a quel momento aveva fabbricato essenzialmente microscopi, si associa con Aldershot e riesce a costruire degli obiettivi che venivano chiamati anastigmatici, che riuscivano finalmente a mettere a fuoco sullo stesso piano non solo quello che stava al centro, come succedeva con l'obiettivo di Petzval, ma anche tutto quello che stava ai lati. Quindi se io dovevo fotografare questa parete, con l'obiettivo di Petzval avrei messo a fuoco soltanto questa parte centrale. Con l'anastigmatico di Zeiss riusciva a mettere a fuoco esattamente tutto, quindi tutte queste lineette del cancello mi sarebbero venute tutte esattamente a fuoco. L'apice di questa ricerca si conclude col planar, un obiettivo famoso fabbricato da Paolo Rudolph, di cui vedete lo schema qui a 6 lenti. Tutto quello con cui voi state fotografando è essenzialmente questo, cioè gli obiettivi attuali sono tutti di questo tipo essenzialmente, cioè obiettivi a schema simmetrico a 6 lenti, che permettono quindi di avere il massimo possibile della planarità e nel massimo di assenza della distorsione. Basta, non ho altro a dirvi. Quindi questo è la sintesi migliore.